bentornati ancora in diretta qui a Masterchef su Telespazio TV. Avevo invitato i nostri amici a non andare via, c'è qualcuno ancora al telefono. Pronto? Pronto? Buonasera signora. Buonasera. Con chi parliamo? Rita. Rita da dove? Da Crotone. Crotone, benvenuta Rita. Io per lei ci tengo molto, ogni sera. Grazie, vedrò. Grazie Rita. Molto gentile, mi fa molto piacere. Io sono bravo anche sulla cosa di cucina. Ah sì? Cosa ha preparato questa sera? Questa sera sei preparata, cosa stai preparando tu? Io sto preparando risotto alla pescatora. Buonissimo. Cioè io, Leo lo sta preparando. Io prendo spunto ovviamente. Io faccio tutto, io sto cucinando pure. Ah sì? Preferisce la carne o il pesce? Il morcello, la grippa, la grippa. Preferisce la carne o il pesce, Rita? Come? Preferisce la carne o il pesce? Anche la carne è buona, anche il pesce è buono. Mangiamo di tutto, ovviamente bisogna variare, quindi non ci facciamo mancare nulla. Rita, intanto vede il nostro amico, sì, aveva già messo soltanto in un primo momento cosa? I calamari. Sì, aveva messo a rosolare la cipolla con l'aglio, però come primo ingrediente aveva messo i calamari perché hanno bisogno di un po' più di tempo. Poi il ora vino bianco si mette sì. Vino bianco. Un po' di vino bianco, magari Leo. Al risotto, lo aggiunge dopo, lo aggiunge dopo. Adesso si mette il vino bianco. Sì, sì, ma più tardi lo aggiungerà Leo. Nel momento in cui abbiamo anche il riso in pentola, lui lo andrà ad aggiungere. Quindi, dopo i calamari andiamo ad aggiungere le seppie, i gamberetti, le cozze e le vongole, Rita. Sì, sì, ottimo, veramente. Stasera ci trattiamo bene, Rita. Sappiamo cucinare. È bellissimo. Ho visto la signora che faccia la carne, quella carne fina fina, quello grattugiato, l'olio. Sì, cuciniamo di tutto, quindi veramente. Sì, sì, ci diamo veramente alla pazza gioia. Rita, io la ringrazio. Sì, e ci saranno tante sorprese ovviamente nel corso del tempo, Rita. Ci segua sempre. Tante belle cose. Grazie, Rita. Buona serata anche a te, Rossella. Grazie per aver chiamato, Rita. Sei una bella ragazza, grazie. Grazie mille, gentilissima. Buonasera, Rita. Pronto? Pronto. Buonasera. Buonasera, signora Rossella. Con chi parlo? Con signor Franco, commodano da Stilo. Oh, signor Franco, buonasera. Da Stilo, è un amico dei signori che sono con me. Mi ha chiamato per complimentarle per la trasmissione. Grazie, signor Franco. E questa sera la trasmissione la fanno anche i suoi amici, ha visto? Mio cognato. Sì, è un cognato. Un mio amico che sta fatta la trasmissione, uno di Monastrace e uno di Stilo. Sono qui, infatti buonasera. Tutti e quattro, anzi in cinque sono, c'è anche Basile dall'altra parte, sono tutti insieme. Renato è mio cognato. Ciao. Ah, Renato è suo cognato, sì, me lo diceva, infatti. Potrà controllare in diretta come si comporteranno, Franco? Vediamo che si comportano bene. Vabbè, ci comportiamo bene, come fino no? Ad ora non ci possiamo lamentare. Sono innocui. Franco, quando vuole venire a trovarci, ovviamente sappia che potrete tornare, basta metterci d'accordo prima, magari potrà anche lei assaporare qualcosa alla nostra cucina. Ecco, molto importante, la cucina calabrese è una delle migliori. Infatti, e noi per questo ci teniamo a valorizzare i nostri prodotti, le nostre ricette, i nostri piatti tipici, Franco. Ci mancherebbe pure, i nostri prodotti sono sempre i migliori in tutta Italia. Io vorrei con tutto il cuore partecipare, magari la prossima volta che viene mio cognato venga anch'io. Perché no? Ci organizzeremo, va bene, va benissimo, Franco. Va bene. Buona cena, complimenti di nuovo per la trasmissione. Grazie mille. Ciao. Salve. Allora Leo, cosa hai aggiunto intanto? Vedevo che hai aggiunto le cozze. Ah, le cozze, bene, quindi veramente c'è di tutto. Pronto? Pronto? Buonasera. Ciao Rossella. Buonasterace? Sì, 40 sono, da Monasterace. Signor 40 da Monasterace, buonasera sì. Signor 40. Allora, stasera ci siamo tutti in conferenza da Monasterace. Sì, sono tutti gli amici di Monasterace. Poi c'è Andrea Cirillo e Pasqualino. Sì, Dio nipote. Dio nipote, sono qui. Rappresentano bene il vostro paese, vero 40? La nostra zona. Ma dai. Signor 40 di cognome e di nome? Andrea 40, così. Vittorino, chiamavolo Vittorino. Sei al bar, Andrea? Sei al bar? Dimmi. Se sei al bar. Sta chiedendo se è al bar, signor Andrea. No, io sono al bar. È comodamente seduto a casa a guardare la nostra trasmissione, è vero? Saluta a Cece Vittorina.
Sì, pronto. Oh, Andrea! Dimmi. Aspetta che passo uno, a te, un attimo. Sentiamo chi c'è. Pronto? Parla con te. Ecco che gli passa l'amico, pronto? Pronto? Ora, e tu dove sei? Oh, siamo in diretta, Ora. Siamo in diretta, dice l'amico Andrea. Beh. Dai. Grazie, grazie per aver chiamato. Ciao ragazzi. Buonasera. Grazie. Ciao. Leo, ovviamente la nostra regia è attenta a tutto. Allora, qui cosa hai messo? Perché c'è una pentola a parte dove tu hai aggiunto qualcos'altro. Fumè di pesce. Quindi questo, questi, vuoi dirci che cosa c'è qui dentro, Leo? Un po' di reschi, di sardi. Leo? Sto parlando. E non ti sento. Ci sono delle cose, le resche, delle cose dei pesci molto. Ok, quello che è rimasto dei pesci, sì, ovviamente sì. Questo tu lo tieni a parte poi per andare ad aggiungerlo piano piano sul riso, vero? Sì. Sul risotto. Ma te lo faccio vedere. Sì, questo è sedano, vero Leo? Poi c'è un po' di sedano. Un po' di sedano. Un po' di sedano. Per va pure la carota, diciamo che sedano, va pure la carota, vero? Sedano, carota, quella non è carota, quella è un tipo di pesce, ovviamente sì. È un tipo di pesce particolare che fa parte anche del misto pesce con il quale di solito si condisce il riso, perché ovviamente nel risotto stasera aggiungerai tutto quello che va in un buon risotto alla pescatore. Intanto continui a tagliuzzare la cipolla, olio e aglio. Ok. Allora, signori di Monastero, cominciamo a stare male qua noi. Sì, perché? Sì, perché incomincia a sentire... Comincia a reclamare. infatti, veramente. Tonino, tu da quella parte com'è? Tutto a posto? Guarda, io volevo fare un appunto, qualcosa di bello che riguarda la tua persona. Grazie. Nel senso che è difficile che io stia zitto, perché per natura. Però invece stasera sto osservando tutti i tuoi movimenti, come si suol dire. Oltre ai complimenti generici che sono quelli della bellezza, perché la televisione ha bisogno di un volto solare come il tuo, a me, per cui questo è scontato. Però quello che volevo dire io e precisare è il modo con cui sai destreggiarti nei tuoi programmi, quindi salti dalla musica alla cucina, a quel giornalismo, speaker e così via. Per cui è una dote particolare che telespazio non devi fare tesoro. Io ti ringrazio tanto, mi commuovi. No, assolutamente no. Ti ringrazio. È un complimento particolare sulla qualità. Grazie, gentilissimo, ovviamente non mi fare arrossire, altrimenti mi vergogno. Grazie mille all'amico Tonino Guerra. E a proposito, visto che sono qui con te, vogliamo fare un saluto a qualcuno in particolare, Tonino? Più che a uno, diciamo un saluto circolare, generale, perché ci sono delle persone, le classiche persone... diciamo che soffrono un po' di solitudine anche se sono in compagnia per l'età avanzata. Mi riferisco a tutto il personale, le persone che sono in degenza lì della Casa di Cura Villa Sant'Elia di Marcellinare. Non è uno spot pubblicitario, ma è qualcosa che riguarda il sociale. Sono incollati lì a tutte le televisioni nelle proprie stanze, nell'aula generale dove sono in salotto e aspettavano il saluto così carino da parte nostra. E in particolare la direttrice, l'avvocato Pettinato, perché lei gestisce tutto. Come lo salutiamo? Sono le persone alle quali ovviamente noi... La televisione fa compagnia alla fine, ecco. Certo, assolutamente sì, in particolar modo appunto a questa categoria di persone che ovviamente vive magari in solitudine o è meno fortunata di noi, quindi il pensiero principale è a loro. E sento che c'è qualcun altro al telefono. Sì. Sì, sta arrivando qualcuno. Pronto? Sì, vedo che... Sì, pronto? Pronto? Signora Anna, buonasera. Buonasera a lei. Rossella, quanto sei bella stasera. Grazie, signora Anna, grazie. Ringrazio lei, la signora Yolanda, che è proprio vino che sta arrivando qui. Mannaggia, che siamo lontani, signora Anna. Sì, bello. Ma già sta preparando la pizza stasera. La pizza, stasera pizza a casa Marocca. Pizza a casa Marocca. Con che cosa, signora Anna? Che cosa ci mette? Con salsicce, funghetti, un po' di pomodoro, cacio cavallo. Buono, bella ricca, eh? Bella ricca, sì. Complimenti. Ah. Lei di solito lo prepara il risotto alla pescatora, signora Anna? Il risotto lo preparo, ma a me tanto il pesce non mi piace. Ho capito. Allora dentro non ce lo metto. Ho capito. Lo faccio semplice diverso, no? Uh-huh. Lo faccio diverso. Ho capito. Che dice, Gio?